Il vecchio diavolo questa volta sembrerebbe proprio che ce l'abbia fatta. Dopo 102 anni di storia, la Serie B è lì, a portata di mano. Manca pochissimo, solo il suggello della matematica, che potrebbe arrivare già domenica prossima a Prato se i biancorossi dovessero vincere e l'Ascoli perdere in casa con la Carrarese. I bianconeri giocheranno 2 ore prima, dunque il Teramo saprà già se potrà festeggiare oppure no. È questione solo di tempo però, perché 7 punti in 4 partite sono un distacco che è incolmabile, soprattutto al Teramo visto nel primo tempo. Una squadra incredibile con davanti i soliti 2 fenomeni in vena di cose spaziali. Basta pochissimo per capire che la voglia di Serie B è più forte di ogni emozione. 7 minuti e la Padula mette a segno la prima perla di giornata con una volée di sinistro che non concede scampo a Di Masi. Il Teramo è incontenibile, i biancorossi vanno con l'acceleratore a tavoletta e per la Lucchese non ce n'è. Cenciarelli cerca la via del gol al 14° senza trovarla, riesce invece al 17° a Donnarumma che dopo un'azione travolgente di Di Matteo a sinistra trova il tocco sotto misura per mettere la palla in porta. La festa del Bonolis è frenata subito dopo dalla Lucchese, il tempo di mettere la palla a centrocampo che su un lancio lungo e 2 rimpalli l'abruzzese Ferretti trova lo spazio giusto per battere Tonti e riaprire la gara. Ma contro il Teramo questa volta non c'è spazio, la Padula recupera palla sulla tre quarti, si presenta davanti a Di Masi e lo batte con una facilità irrisoria. I biancorossi non mollano la preda, vedono il traguardo della vita davanti a loro e continuano ad andare a mille. Caidi ci prova prima di testa e poi di piede, ma senza successo, e poi allo scadere del primo tempo arriva il poker. Donnarumma va in slalom dentro l'area rossonera e Calcagni lo mette giù sulla linea di fondo. È il rigore che lo stesso capocannoniere del campionato trasforma con l'aiutino di Di Masi. Il primo tempo biancorosso è fantasmagorico e la ripresa inizia con lo stesso cliché. Dopo 3 minuti la Padula innesca Scipioni che va al tiro, ma Di Masi chiude la porta. La partita comincia a complicarsi all'ottavo con Ferretti che approfitta di una serie di errori in area teramana e trova la gran conclusione con un sinistro a giro che non lascia scampo a Tonti. Il Teramo cala di intensità e anche un po' di braccino corto. Ferretti continua a provarci e al 44° Nolè raccoglie un cross in area in beata solitudine e da 2 passi batte Tonti. A quel punto il Teramo si sveglia, la Padula cerca la tripletta al 47° ma non la trova e poi al 49° lo stesso attaccante del Teramo, dopo uno slalom in area toscana, viene abbattuto ma l'arbitro incredibilmente sorvola e fischia la fine. È la festa biancorossa, il preludio a quella più grande che ci sarà quando arriverà la matematica. Prima chance, domenica prossima.